L'Anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come Colosseo, è il più grande e importante anfiteatro romano, capace di contenere fino a 50.000 spettatori. Edificato sotto la dinastia dei Flavi, veniva impiegato per grandiosi spettacoli come battaglie navali e combattimenti cruenti tra gladiatori e animali feroci. L'edificio è costruito in tufo e laterizi ed è rivestito in travertino. L'esterno si articola su tre ordini sovrapposti. A partire dal basso, il primo ordine presenta semicolonne e paraste con capitelli tuscanici, il secondo con capitelli ionici e il terzo con capitelli corinzi a foglie lisce. Dal secondo ordine in su, le semicolonne e le paraste poggiano su plinti alti e sporgenti. Al di sopra del terzo livello è situato l'attico in muratura continua. Lesene e corinzie ne spartiscono la superficie in spazi alternativamente occupati da finestroni squadrati. Le mensole sporgenti costituivano la base d'appoggio per le antenne lignee, che reggevano la copertura di stoffa che serviva a riparare gli spettatori. La vasta cavea era divisa in tre settori in senso orizzontale, detti meniana, gallerie al di sopra delle quali un ampio corridoio con balconata offriva posti in piedi. In senso verticale, le scale dividevano la cavea in spicchi detti cunei. Le mutate condizioni della città di Roma nel Medioevo trasformarono il Colosseo in cava e deposito di pietra, che offriva materiale già lavorato e pronto per l'uso.